Vorrei chiamare la presidentessa di giuria, la professoressa Armida Filippelli, che è stata una straordinaria presidentessa. Grazie Armida, grazie. Molto gentile, come sempre, impeccabile, un presentatore che io già ho detto che andrebbe bene per la notte degli Oscar, perché è bravissimo. Quindi veramente grazie, perché riesce a coniugare sensibilità, brio, intelligenza, brillantezza, non rendere pesante una cosa, no, quelle le lascio ad altre cose più che non nominiamo. Invece io penso che questo è un momento che io spero, che parlavo con l'avvocato Elena Coccia, che è un autorevole rappresentante del comune di Napoli, della città metropolitana, un premio che può diventare anche molto più importante e anche connotativo di una città, perché la poesia veramente salva il mondo, come la bellezza, come diceva Dostoevskij, è quel momento di resilienza, quel momento in cui uno cerca di reagire a tante cose che non vanno, coltivando i sentimenti migliori, la parte migliore di sé, quel fanciullino che ognuno ha, no? C'è sempre stato nella vita di noi tutti, anche delle persone che magari hanno coltivato solo la scienza nella loro vita, un attimo in cui ci si è sentiti poeti, perché si sente più vicino all'anima del mondo. Quindi ho grande rispetto veramente per questo, per tutte le persone che ci hanno mandato, e sono state veramente migliaia di poesie da tutta Italia. È una cosa che, un fenomeno che io dico che andrebbe veramente valutato, andrebbe coltivato, perché davvero è importante. Noi non dobbiamo perdere di vista le cose importanti. Grazie di cuore, grazie. Ci ha lasciato un grande manifesto di positività. Grazie ancora Armida, grazie.